Cari amici, benvenuti in Doki Doki Switcheroo, la mod gender bender di Doki Doki Literature Club, in cui Sayori, Natsuki, Monica e Yuri si sono trasformati in quattro bellissimi ragazzi. E ovviamente Kirio è diventato Kiria, come potete vedere anche dal fatto che indosso quasi l'uniforme della scuola. Purtroppo non avevo giacche di quel colore, ma voi fate finta. Questa mod originariamente era in inglese, ma io, Edo e Fra l'abbiamo tradotta in italiano e speriamo di aver fatto un buon lavoro. Sono all'inizio del mio lavoro da traduttrice, quindi spero di cavarmela sempre meglio. Detto questo, sono molto curiosa di iniziare, voglio farvela vedere assolutamente perché trovo che sia fantastico che finalmente ci sia un po' di attenzione anche per noi signorine e andiamo a goderci quattro bei ragazzi. 3, 2, 1, new game! Toc toc. Toc toc. Il suono di una mano che bussa alla porta di camera mia finisce per svegliarmi. Ehi, Kiria! Svegliati, scema! O arriveremo in ritardo? È la voce di Satori, mio vicino di casa e migliore amico fin da quando eravamo bambini. Satori! Avete presente il tipo di amico con cui fate di tutto e di cui sapete tutto? Satori ed io andiamo a scuola insieme tutti i giorni. Beh, a volte ci andiamo di corsa, a dire il vero. L'anno scorso Satori ha iniziato a svegliarsi tardi e col passare dei mesi ha iniziato a farlo sempre più spesso. D'altro canto, anch'io mi sono sempre svegliata tardi. A volte ho addirittura saltato la scuola per questo. Certo che questa Kiria è proprio una scapestrata. Niente a che vedere con me che invece era una studentessa modello, più o meno. Diciamo che la mia condotta non era proprio ottimale, però ero brava. Quindi, da quando Satori ha iniziato a svegliarsi prima di me, viene qui per buttarmi giù dal letto. Certo, in questo modo arriviamo un po' in ritardo entrambi, ma almeno riusciamo ad arrivare a scuola a un'ora ancora decente. E metto un gemito e seppellisco la faccia nel cuscino. Alzati, andiamo! Non farmi venire lì o ti trascino via dalle coperte. Va bene, sono sveglia. Apro gli occhi a fatica e mi metto a sedere. Carina la mia stanza, è piena di manga dappertutto, di pupazzi, di fumetti. Guardo che ore sono. Accidenti, sarei dovuta uscire 10 minuti fa. Emergo in fretta dalle coperte e rotolo via dal letto con un tonfo. Mi metto a correre verso il bagno. In 5 minuti riesco a fare la doccia, a lavarmi i denti e a farmi la coda. Mentre mi infilo l'uniforme mi rendo conto che dietro la mia porta non c'è alcun rumore. Evidentemente Satori mi sta aspettando fuori. Mi metto i calzini, mi infilo le scarpe e prendo lo zaino. E finalmente esco dalla mia camera. Prima che possa rendermene conto ci scontriamo uno contro l'altro e cadiamo per le scale. Ovviamente... Alcuni libri escono dallo zaino e si sparpagliano in giro, è chiaro, non poteva andare altrimenti. Atterro sulla schiena di Satori. Rimaniamo entrambi immobili per qualche istante, paralizzati dal dolore. E fu così che Satori e Kira erano morti. Grazie a tutti, alla prossima. No, non sono morti in realtà, andiamo avanti. Grazie al cielo, niente di rotto. Pensavo che mi stessi aspettando fuori. E avevo tutta l'intenzione di farlo, davvero. Aia, e mi pento di non averlo fatto. Mentre entrambi ci lamentiamo per il dolore, alla fine mi alzo dalla schiena di Satori. Dopo esserci lentamente rimessi in sesto, iniziamo a recuperare i libri e i quaderni. Li rimettiamo negli zaini e usciamo di casa, camminando più lenti del solito. Che carino questo remix! Camminiamo insieme per la strada che va verso la scuola. Guardo Satori che cammina allegramente vicino a me. Ah, ma così kawaii, Satori! È sempre così di buon umore. Certo, anche lui a volte è giù di corda. Ma chi non lo è mai? Comunque sia, la maggior parte del tempo è sempre di buon umore. Come oggi, ad esempio. Gli vado giocosamente addosso. Ti sei svegliato tardi di nuovo, pigrone? Io sarei un pigrone? E tu cosa sei, allora? Sei stata di nuovo sveglia tutta la notte a giocare con i videogiochi, vero? C'è una punta di impertinenza nella sua voce. Mi piace. Forse. Mi ringhia e mi lancia un'occhiataccia. Sorrido tra me e me. A volte si arrabbia per delle sciocchezze. Non far ridere! Queste cose ti manderanno in pappa al cervello. Magari dovresti leggere di più. E parlo di libri veri, non dei dialoghi dei videogiochi. Tipo quelli che sto leggendo adesso. Leggere libri? Sarà questo l'argomento di discussione del giorno? Ok, come ti pare. Quindi non ce l'hai con me perché devi venirmi a svegliare di persona. Ce l'hai con me perché dovrei leggere di più? Cosa? Non ce l'ho con te. Sono solo preoccupato per te, tutto qui. Niente di nuovo, quindi. A volte ho l'impressione che si preoccupi troppo per me. Lo so, caro, lo so. E lo apprezzo. Il suo viso e il suo corpo sembrano rilassarsi dopo il mio ultimo commento. È perché l'ho chiamato caro? Proseguiamo per la nostra strada verso la scuola. Più ci avviciniamo, più iniziano a vedersi altri studenti come noi. A proposito, Kiria, hai già deciso se entrare in un club? Un club? Non penso di averne alcuna voglia. Cosa ti fa pensare che voglio unirmi a un club quest'anno, visto che li sto evitando dall'anno scorso? Eh? Ma se un paio di settimane fa mi hai detto che stavi cercando un club a cui unirti. Non te lo ricordi? Sospiro. Forse ho un vaghissimo ricordo di aver discusso con lui riguardo i club. Gli dissi di sì solo per farlo star zitto, ma non mi ci vedo proprio dentro un club. Non che ci sia qualcosa di sbagliato nel far parte di un club. Il punto è che io passo la maggior parte del dopo scuola in punizione. Non perché sia una cattiva ragazza. Non lo sono affatto.
ma finisco sempre nei guai per motivi non violenti, come disegnare sui banchi e addormentarmi durante le lezioni, o usare un linguaggio inappropriato. Interessante questa Kiria. Mi butterebbero fuori da qualsiasi club 2 secondi dopo esserci entrata. I club organizzano sempre le loro riunioni dopo la fine delle lezioni. E sai benissimo come trascorro la maggior parte del tempo dopo la fine delle lezioni. Ma è proprio questo che intendo. Unirti a un club ti insegnerebbe ad essere più responsabile. Il tuo comportamento cambierebbe in meglio se tu sapessi di dover frequentare gli incontri di un club per non essere buttata fuori. Satori sembra d'improvviso diventato molto serio. Io voglio soltanto che tu possa avere delle buone possibilità per il tuo futuro. Ho paura che tu non impari a socializzare o che non impari abbastanza cose prima dell'università. La tua felicità è molto importante per me, lo sai. Il pensiero che tu possa diventare una Nitte nei prossimi anni mi spaventa a morte. Ti fidi di me, vero? Per favore, non farmi stare in pensiero per te. Sorrido debolmente. Mi fa quasi tenerezza vedere quanto si preoccupa per me. Ha ragione. Potrei imparare a socializzare e magari anche a comportarmi meglio. Non so perché anche Satori abbia iniziato ad alzarsi tardi quando ho iniziato a farlo. In realtà un'ideina ce l'avrei, ma lasciamo stare. Sono anni che mi alzo tardi, perché passo la maggior parte della nottata giocando compulsivamente con i videogiochi. Non mi sento motivata a smettere. Sospiro. Forse è il momento che la smetta di cercare scorciatoie e prenda la vita più sul serio. Hai ragione, Satori. Devo socializzare di più e diventare più responsabile. Aspetta un attimo. Tutto d'un tratto mi ricordo che Satori è appena diventato il vicepresidente di un club. Se mi unissi a quello e finissi lo stesso in punizione, magari avrei meno problemi se arrivassi in ritardo alle riunioni. In questo modo farei parte di un club, come vuole Satori, ma non dovrei preoccuparmi di essere buttata fuori alla minima infrazione. E conoscendomi, infrangerò qualche regola di sicuro. Faccio un sorriso a 32 denti. Dov'è che tenete gli incontri del tuo club? Il mio club? Vuoi entrare nel mio club? Satori mi guarda radioso, sprizzando contentezza da tutti i pori. Beh, di certo è il primo club che mi piacerebbe visitare. Non è un problema per te, vero? No, no, per niente. A dire il vero, mi fa piacere che tu voglia visitare il mio club per primo. Penso che i miei amici ti piaceranno molto, e di certo tu piacerai a loro. Via, è deciso. Ci vediamo nel tuo club dopo la scuola. Sarà fantastico, vedrai! Cerca di non farti mettere in punizione proprio oggi. Mi deluderai tantissimo. Non ti preoccupare, farò la brava. Mi dice dove devo andare dopo la fine delle lezioni. E essendo Kiria, non troverò mai quel posto e mi perderò. Fine della storia. No, volevo dire. E poi corriamo in classe prendendo posto giusto un istante prima che suoni la campanella. Le lezioni sono noiose come sempre. E dopo quella che sembra un'eternità, finalmente è tutto finito. Sono stata sgridata un paio di volte, ma sono riuscita ad evitare di finire in punizione. È il momento di visitare il club di Satori. Mentre metto via le mie cose, mi viene in mente una cosa. Non ho mai chiesto a Satori di cosa si occupa il suo club. Kiria. Mi alzo in piedi accigliata. Caspita, sono stata proprio una scema. Esco di classe e comincio a vagare per la scuola. Salgo le scale e finisco in una zona in cui non vado quasi mai, visto che di solito la usano quelli del terzo anno per le loro attività. Trovo la stanza che mi ha detto Satori e apro la porta. Kiria! Ehi ragazzi, ecco qui il nostro nuovo membro! Do una pacca sul braccio a Satori. Non sono ancora un nuovo membro. Do una rapida occhiata alla stanza. Benvenuta nel nostro club. Ciao Yuri. È un piacere conoscerti. Satori ci ha sempre parlato bene di te. Satori parla di me? Fai sul serio? Hai portato una ragazza? Natsuko. Finalmente. Qui dentro è sempre stata una saga della salsiccia. Ok, lasciamo perdere. Sono senza parole. Questo club è pieno di ragazzi incredibilmente carini. Sento che le mie guance stanno arrossendo. Natsuko, non essere maleducato. La stai mettendo in imbarazzo. È una signora, non scordarlo. Rilassati, ok? Penso che possa sopportare una battuta. E poi quante volte devo ripetertelo? Mi chiamo Natsu! Questo esuberante ragazzino, che apparentemente si chiama Natsuko, non è un nome da femmina? Capisco perché non gli piaccia usarlo. Non l'ho mai visto prima d'ora. Il suo fisico minuto mi fa supporre che sia del primo anno. Deve essersi accorto che lo stavo fissando. Si volta e mi sorride in modo sensuale, gonfiando il petto. Oh mio Dio, questa versione di Natsuki, invece di essere tutta... non mi guardare, sono tsundere! È molto, come si può dire, esuberante. Ti piace quello che vedi, eh? Vuoi un campione gratuito della mia merce, Natsuko? Mi sorrido nervosamente, come dire sparisci. È carino, ma è fastidioso. Deve essere un problema dovuto all'età. Non dar retta a Nat. Ignoralo e basta se diventa troppo fastidioso. Satori mi sussurra nell'orecchio, per poi girarsi verso i ragazzi. Comunque, questo è Natsuko, sempre pieno di energie. E lui è Yuri, il più intelligente del club.
È gentile da parte tua, Satori, ma adesso mi sento un po' in imbarazzo. Yuri, che sembra più maturo e timido di Natsuko e Satori, sembra abbia qualche problema a guardarmi in faccia. Deve essere un ragazzo timido. Beh, è un piacere conoscervi. Bene, bene, cosa abbiamo qui? Ciao, Kiria. È passato un bel po' di tempo. Matteo! Bene! Ah, cavolo. Sembra che tu già conosca Matteo. Sì, ci siamo parlati una volta o due. Vero, Kiria? Ah, sì, sì. Matteo sorride con arroganza. È vero, lo conosco. Però non siamo amici. L'anno scorso eravamo nella stessa classe. Era di un'arroganza insopportabile. Mi domando se sia cambiato da allora. Ehi, Matteo? Ride sotto i baffi. Sono parecchio sorpreso di vederti qui. Hai fatto solo un salto veloce, vero? Sicuramente avrai di meglio da fare. Bene, è ancora insopportabile. Ma guarda un po' questa versione di Matteo, perché Monica... Oh, Siri, Mari, sposami, amiamoci per sempre, amore della mia vita! E lui invece... Ma sì, te ne puoi anche andare, hai di meglio da fare altrove. Cioè, mi ha sempre guardata dall'alto in basso come se fossi una specie di imbecille. Ok, capisco, è molto intelligente. Ma non c'è bisogno di fare lo Sono certa che il suo comportamento sia dovuto al modo in cui viene trattato. Tutti lo trattano come un principe che non commette mai errori. Ciò è probabilmente dovuto al suo aspetto. Sarà anche un cretino, ma mentirei se dicessi che non è un ragazzo straordinario. Quando sei intelligente, bello, atletico, ti viene facile pensare di essere fuori dalla portata di chiunque. L'ho invitata io, Matteo. Sta valutando la possibilità di unirsi a noi. Unirsi a noi? Ma davvero? Dunque, per quale motivo hai deciso di prendere in considerazione il nostro club, Kiria? Pur non sapendo neanche di cosa tratta? Esito. Non posso rivelare il vero motivo, ovvero far sta zitto Sayori. Beh, non mi sono ancora unita a nessun club e Satori sembrava felice di essere qui, perciò... Molto divertente. Ma devo avvisarti, il nostro club non è per i deboli di cuore. Almeno, non finché sarò io il leader. Caspita, è pure il leader del club. La mia solita fortuna. Quindi, hai aperto tu questo club? Esattamente. È un modo abbastanza curioso di impiegare il tuo tempo, non credi? Voglio dire, sei un ragazzo popolare. Potresti essere un membro di spicco di uno qualunque dei grossi club già esistenti. Vero, ma ad essere onesti non sopporto le politiche dei club più in voga. Mi sembra che non facciano altro che litigare sul budget, sulla pubblicità e su come prepararsi agli eventi. Preferirei di gran lunga fare qualcosa che mi diverta e renderlo qualcosa di speciale. Dare vita a un nuovo club sembra un lavoraccio. Lo è. Non molti sono disposti a sforzarsi per creare qualcosa di innovativo, specialmente quando riguarda qualcosa che non cattura l'attenzione. Devi darti da fare per convincere le persone del fatto che sia utile che divertente. La cosa rende gli eventi scolastici come il festival molto più importanti. Quindi voi siete gli unici membri finora? È un peccato, vero? Convincere la gente che la letteratura sia utile che divertente è più difficile di quanto pensassi. E adesso arriverà il panico, anche se sono quello che va in giro a farlo. Sbianco, questo è... Un club di letteratura? Esatto. Provo a nascondere la mia espressione terrorizzata. Letteratura? Ma esiste un argomento più noioso di questo su cui focalizzare un club? Matteo mi fissa sospettoso. Vedo un sorrisetto comparire lentamente sul suo viso. Non lo sapevi, vero? Ovvio. Lancia un'occhiata interrogativa a Satori. Non ti è passato nemmeno per la testa di dirle di cosa tratta il club? Satori mi sorride appena. Sinceramente, ero solo felice che volesse venire. Lo vedo. Beh, la tua visita è stata un vero piacere, Kiria. Vorremmo iniziare il nostro incontro adesso, quindi se non ti dispiace... Sloggia, finalmente torno in me. Oh, aspetta! Non ho finito. Sono ancora curiosa. La letteratura è figa, cioè, voglio dire... Matteo ride di me in modo condiscendente. Guarda, capisco che la letteratura possa essere noiosa per una come te... È un'espressione di se stessi, è la capacità di creare un'opera d'arte bella e unica usando solo parole. Parole che esprimono sentimenti e significati. Essenzialmente è per persone che possono capire e apprezzare la scrittura. Sono a tanto così da perdere la calma con Matteo, ma pure io che sto leggendo! Non può trattarmi così! Ma allo stesso tempo non voglio mettere Satori nei guai per avermi invitata qui. Decido di restare calma. Non ci avevo mai pensato, da come la stai spiegando sembra una cosa accessibile a tutti. Dammi un'opportunità, per favore. Molto bene. Stiamo per iniziare il nostro incontro. Puoi restare e osservare. Chi lo sa, magari sei uno scrittore nato. Sorrido, anche se avrei una gran voglia di colpirlo alla gola. Grazie, Matteo. Osserverò con cura ogni particolare e prenderò questo incontro sul serio. E mentre ci siamo, preparerò del tè. Yuri tira fuori dall'armadio un set da tè. Mi unisco agli altri. Hanno formato dei tavoli unendo i banchi. C'era una sedia vuota sia accanto a Matteo che a Satori.
Ovviamente mi siedo accanto a Satori. Yuri ritorna con il set da tè e ci porge delle tazzine. Avete un intero set da tè in classe? I professori ci hanno dato il permesso. Dopotutto, una tazza di tè caldo aiuta sempre a godersi un buon libro, no? Sì, immagino di sì. Yuri sorride tristemente. Non sei un gran lettore, vedo. Beh, le cose possono cambiare. Ma che sto dicendo? Considerando il fatto che non ho letto molto in questi mesi, cerco in tutti i modi di trovare un appiglio per metterci in relazione su un piano intellettuale. E a questo punto Yuri potrebbe anche fare conversazione con una roccia che tanto non cambierebbe nulla. Yuri, stai forse suggerendo che le sue abilità di lettura hanno toccato il fondo? Quasi quasi sono d'accordo con te. Mamma mia, se l'ammazzo quest'uomo! Ma non è vero? Imbarazzato, Yuri distoglie lo sguardo. Matteo sembra aver apprezzato l'implicazione involontaria del mio analfabetismo. Mi dispiace se ti ho insultata. No, tranquillo. Dovrei davvero leggere di più, in effetti. E poi, dai, una tazza di tè renderà tutto più godibile. Io sono felice che tu la pensi così. Yuri accenna un sorriso. Quali libri ti piacciono, Yuri? Beh, vediamo. Yuri taccia il bordo della sua tazza da tè con la punta dell'indice. I miei preferiti sono i romanzi che narrano di profondi e intricati mondi di fantasia. Trovo incredibile il livello di creatività e maestria che c'è dietro di essi. In più, raccontare una buona storia ambientata in un mondo così strano al nostro è ugualmente impressionante. Yuri prosegue, mostrando tutta la passione che prova nei confronti delle sue letture. Nel momento in cui sono entrata, sembrava davvero timido e riservato, ma è chiaro dallo scintillio dei suoi occhi, anche se in questo momento ha gli occhi chiusi, che si trova più a suo agio nel mondo dei libri che tra le persone. Ma sai, mi piacciono tante cose. Anche le storie con profondi elementi psicologici mi prendono molto. Non è sorprendente come uno scrittore possa approfittare così deliberatamente della tua stessa mancanza di immaginazione per buttarti in un altro mondo? Comunque, leggo anche molti horror. Ah, io gioco molti giochi horror. Certo, i videogiochi e i libri sono molto simili, vero? Allora, caro Matteo, ti risponderò più tardi, quando non ci saranno le telecamere accese e potrò insultarti e prenderti a botte senza che YouTube mi censuri anche l'anima. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete vedermi continuare questa mod, perché, insomma, questi ragazzi vanno conosciuti un po' meglio, non credete? Purtroppo no, non arriverà fino alla fine del gioco, a un certo punto si interromperà, però potrebbe essere carino giocarla fino a quel punto. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Grazie a tutti, alla prossima, da Natsuko, Sayori, Matteo e Yuri. Ciao! E mi raccomando, ditemi secondo voi chi è il più carino. Io direi Satori. Ciao ciao!